La ricerca più aggiornata mostra come la sessualità in adolescenza sia molto diversa da come ce la siamo rappresentata noi adulti, di come l'abbiamo conosciuta nelle generazioni precedenti. Sembra esserci molta più sperimentazione, molta più fluidità, che si scontra però con la normatività di noi adulti, ma anche con i bullismi che colpiscono l'adolescenza. Questo impone un cambiamento. Noi adulti, insegnanti, genitori, dobbiamo aggiornare le mappe del teorico con cui pensiamo alla sessualità adolescenziale, perché il territorio della sessualità in adolescenza è molto più complesso. Abbiamo una serie di comportamenti fluidi, sia dal punto di vista della sessualità, ovviamente, non c'è più quella dicotomia netta e contrapposta tra eterosessualità e omosessualità, ma abbiamo anche rispetto al genere, persone che si dichiarano non binarie, non conformi al genere. Aggiornare le nostre mappe è un obbligo etico, secondo me, per poter fare da sponda rispetto ai bisogni educativi delle nuove generazioni.